Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi parleremo del Weimaraner e per farlo siamo in collegamento da Cagliari con Marco Bausari, titolare dell'allevamento Dogville Farm Kennel. Benvenuto Marco, è un piacere averla oggi in studio. Benvenuti a voi e grazie mille dell'opportunità. Allora Marco, per entrare subito nel vivo dell'argomento di oggi, ci puoi parlare dello standard come partenza per una corretta selezione genetica? Sì, allora noi abbiamo come tutte le razze dell'FC uno standard che differisce il maschio dalla femmina e diciamo che per avere una corretta rapportazione con il lavoro, la morfologia e la salute dobbiamo attenerci a questo standard. Ovviamente quando utilizzeremo dei riproduttori sia maschi che femmine dovremo confrontarci con lo standard e cercare di mantenerlo il più possibile. Lo standard ha sempre un minimo e un massimo di misure, di pesi, eccetera, eccetera, e noi cerchiamo di mantenerci tra il minimo e il massimo in maniera che così otterremo sempre la perfezione. Marco, ma per la selezione basta la caccia? Allora, il Weimaraner è un cane da lavoro, un cane del gruppo 7, quindi sicuramente la caccia è un'attitudine che il cane deve avere quasi al 100%. In linea di massima, per avere una corretta selezione dobbiamo cercare di avere un cane sano sia mentalmente che fisicamente, in maniera da poterlo addestrare con dei metodi che reputeremo giusti a seconda della tipicità del carattere del cane, e ovviamente avere un cane sano che ci permetta di poter correre e di non avere nessun tipo di problemi. Quindi diciamo che la caccia è un punto di partenza sicuramente, ma non è la sola cosa che possiamo guardare, che dobbiamo guardare per poter selezionare una razza, soprattutto una razza da lavoro complessa come il bracco di Weimar. Ma quindi è un cane solo da caccia o può essere anche un cane da compagnia? Lo consiglierebbe alle famiglie? Allora, io a tutte le persone che incontro che mi chiedono il bracco di Weimar, e te lo dico sorridendo, dico sempre che su tutte le razze dell'FC, che sono alcune centinaia, sono elencate come standard di razza dal numero 1 come standard al numero, non so, 200, ti faccio un esempio. E poi viene il bracco di Weimar. Il bracco di Weimar è un cane polivalente che può fare qualsiasi cosa. In America, come anche in madrepatria Germania, viene utilizzato per la ricerca di manconote, per la ricerca su macerie, per traccia sangue per cadaveri, viene utilizzato per un sacco di cose, quindi è un cane molto intelligente che può fare qualsiasi tipo di lavoro, ovviamente sempre nel rispetto della sanità mentale e psicofisica del cane. Marco, ma è giusto modificare un patrimonio genetico come quello del Weimaraner che è durato centinaia di anni? Allora no, secondo me no, perché il bracco di Weimar ha una sua eccezionalità che è un incredibile collegamento con il conduttore, con il cacciatore, chiaramente con il proprietario, che diventa non so come spiegarti, diventa un tutt'uno con lui. Quindi abbiamo questo collegamento che è una questione genetica. Ti faccio un esempio: un cane che corre, un cane normale magari corre per 100-200 metri, il bracco di Weimar a un certo punto si gira e ritorna al proprietario, quindi questo eccessivo collegamento, che alle volte potrebbe essere un problema, però è un patrimonio genetico molto radicato nel DNA del bracco di Weimar, che è una cosa assolutamente da non perdere. Per quanto riguarda il discorso della caccia, ovviamente il cane si deve adattare al terreno in cui viene sciolto e per cui deve fare il suo compito, quindi chiaro che se il terreno ha delle aperture abbastanza importanti, il cane deve poter fare questa apertura abbastanza importanti, sempre mantenendo un buon collegamento. Però non dobbiamo assolutamente perdere un patrimonio genetico, perché il cane ha questo scopo e abbiamo tantissime razze all'interno del gruppo 7, per cui a seconda delle nostre cacce, diciamo così, di come vogliamo cacciare, abbiamo un ausiliario da poter utilizzare. Quindi non modificare quello che è lo standard di razza di una singola razza. Marco, ma restando sempre nell'argomento genetica, ci sono delle patologie per le quali dobbiamo stare più attenti? Allora, il Weimaraner non è un cane afflitto da delle patologie gravissime. Negli ultimi periodi ci sono delle cose a cui stare attenti, sicuramente visto il peso importante del cane, che è 35-40 kg massimo, sia per i maschi che per le femmine,
dobbiamo stare attenti sicuramente a una selezione che porta a una assenza totale di displasia dell'anca e del gomito, in maniera che il cane possa correre bene. Abbiamo dei rapporti che dobbiamo tener conto tra il tronco del cane, quindi la schiena, e quello che è il collo e l'inserimento del collo, per evitare quello che purtroppo è un problema che sta venendo fuori sempre di più, che è la sindrome di Vobler, che sarebbe praticamente un problema che non permette più al cane di muoversi liberamente. E quindi no, diciamo che non è afflitto da patologie particolari, però bisogna sempre stare attenti nella selezione a cercare la maggior pulizia possibile, facendo molti esami genetici, cercando di mettere in riproduzione solo dei soggetti che sono puliti, si dice in medicina, quindi che non hanno nessun tipo di problema da poter passare a eventuali cuccioli. Marco, per concludere, quali obiettivi siete prefissati nel vostro allevamento? Allora, il nostro obiettivo è cercare di mantenere innanzitutto saldo il patrimonio genetico che ci hanno lasciato e non rovinare e non intaccare negativamente quello che è il patrimonio genetico del Weimaraner. Noi ci siamo prefissati l'obiettivo di cercare di mandare in riproduzione sempre soggetti sani, e quindi di avere dei cuccioli sani sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicofisico, quindi dei cani che possono tranquillamente andare a caccia, andare a fare altre discipline sportive e poter essere addestrati in una maniera normale, senza aver bisogno di metodi coercitivi o di metodi duri. A noi piace sperare un giorno di poter fare uscire il cane perfetto, che ovviamente non esiste, però è giustamente è dove dobbiamo puntare noi, quindi un cane che sia morfologicamente gradevole, bello, che poi il bello è una cosa abbastanza personale, quindi una testa, degli ottimi rapporti e un bel fisico, un cane sano sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, quindi che non porti nessuna malattia, e un cane che a caccia faccia la differenza e cerchi di fare felici molti cacciatori. Questo è il lavoro che noi stiamo cercando di fare sulle nostre linee, e speriamo, insomma, nell'arco di una ventina d'anni forse di riuscire ad arrivare a questo risultato. Marco, io la ringrazio per essere stato oggi qui con noi e la ringrazio soprattutto per la passione che mette nel suo lavoro. Grazie. Grazie mille a voi. Arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori che sono stati oggi qui con noi. Io vi ricordo che le repliche delle puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it, e noi ci rivediamo alla prossima puntata.